ma in qualche modo tutti quanti, attraverso un lavoro collettivo, se riescono a non disturbare, riusciamo, per così dire, a produrre un cambiamento. Ovviamente questo si scontra poi con la contemporaneità, con i processi di, possiamo dire, concreti della politica attuale. Io voglio soltanto sottolineare due cose per poi passare la parola, e mi scuso se sono così assalti. Il primo è che la nostra sovranità, è stato detto, è stato ricordato anche attraverso l'esempio della Corte Costituzionale, è una sovranità limitata. Credo che questo dobbiamo ammetterlo. Anche nell'esperienza soriana, io credo che uno dei grandi insegnamenti dell'esperienza di governo di Soli è sì che le cose si può provare a farle, ma che molte di queste ti vengono cassate. E che questa sovranità è ancora fortemente in mano allo Stato. Sì, noi proviamo a spostare gli orizzonti in Europa, secondo me perché sappiamo dove andrà a finire la Sardegna indipendente, andrà a finire in Europa, in uno spazio mediterraneo. Però di fatto oggigiorno, al di là della crisi supposta dello Stato è presente, lo Stato poi influisce, lo Stato influisce a livello legislativo e anche a livello emotivo, cioè nel catalizzare le fedeltà, cioè alla fine dalla torre chi butti giù gli interessi della Sardegna e gli interessi dell'Italia. Cioè nel momento in cui devi scegliere la classe dirigente sarda, a quali interessi risponde? E vedete che qua si ritorna al problema della definizione, se è qui, in questa terra, il centro della sovranità, se è in questo demos, in questo popolo che si esercita completamente la sovranità dei sardi. Questo è un primo punto. Il secondo punto è che la sovranità, secondo una definizione molto bella, è la possibilità di gestire le proprie interdipendenze. E la possibilità di gestire le interdipendenze deriva da un soggetto indipendente. Se un soggetto non è indipendente, difficilmente può gestire interdipendenze, o se no gestisce anche qui interdipendenze limitate, parziali, derivate, a singhiozzo, insomma con tutti i limiti che conosciamo. L'autonomia è una sorta di interdipendenza di questo tipo, l'interdipendenza dove noi siamo già in una posizione gerarchica inferiore, e dunque questo processo anche di confronto paritario è più un auspicio che più una possibilità reale, tant'è che lo auspichiamo, anche l'autonomista più tiepido auspica almeno parole un rapporto paritario che non ha vinto. Punto terzo, mi chiedo, questa è una domanda che faccio a tutti, ma a Giovanni De Sano in particolare, siamo veramente convinti che il federalismo sia possibile in Italia? Cioè, ma stiamo inseguendo una chimera? Io ovviamente lo dico da indipendentista, a me interessa il federalismo della Sardegna dentro l'Europa, tra l'altro ci tengo a ricordare che ci piace o non ci piaccia, in Europa esistono gli stati. Prendete la Catalogna, che è una potenza economica dentro l'Europa, però poi politicamente non conta nulla. Perché? Perché per quanto abbia la sua rappresentanza a Bruxelles, poi il fatto di non essere uno stato la pone rispetto alla Slovenia o piuttosto a un altro stato più piccolo, comunque in una posizione deficitaria. Certo, poi con tutto un lavoro di diplomazia, ad esempio i catalani hanno ottenuto che il catalano sia una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, ma per una via tortuosissima, che invece sarebbe stata dritta, allineare in qualche modo normale e ovvia se fossero stati uno Stato indipendente. Mi chiedo appunto se non dobbiamo già inquadrare il federalismo, quando parli di federalismo, il federalismo della Sardegna dentro l'Europa. Ma mi chiedo, è possibile che ci stiamo ingannando sul federalismo in Italia? Uno, perché l'Italia non mi pare che lo voglia, non c'è una tradizione di federalismo, un po' così come mi sembra un inganno anche il bipolarismo italiano. Mi sembra che l'Italia abbia questa capacità di andare veramente verso un bipolarismo maturo, di fatto poi l'indole proporzionalistica ritorna sempre fuori. Ma soprattutto guardando ad Assati e volendo un rapporto paritario con l'Italia, attenzione, perché io penso e spero che stiamo parlando di questo, cioè di un federalismo che è fra la Sardegna e l'Italia, perché se è fra la Sardegna, le Marche, la Puglia, la Lombardia, stiamo parlando di regioni, siamo sempre lì. Questo ovviamente è anche un problema, secondo me, di un po' dello sfondo della mozione di indipendenza del Tisdat, che in qualche modo riconfigurava le regioni come piccoli stati, ma di fatto poi alla fine erano sempre le regioni, la Sardegna era a livello dell'Lazio, della Puglia, delle Marche e così via.
Quindi mi chiedo, la Sardegna rispetto all'Italia, è possibile un federalismo paritario? Secondo me no. No, perché di fatto si pone un problema costitutivo, che è chiaro dal punto di vista di geopolitica, 1 milione contro 60 non ottengono un rapporto paritario, non conviene ai 60 milioni mettersi in un rapporto paritario. C'è un problema costituzionale. A quale titolo la Costituzione italiana può inglobare dentro di sé, senza includere su se stessa, l'idea che la Sardegna sia una nazione? Credo che sia utopia. È assolutamente molto più realistico pensare che in 30, 40, 50 anni si faccia l'indipendenza nazionale dei Sardi e si ottenga la possibilità di contrattare d'affari dentro l'Europa con l'Italia, la Germania e la Francia, che non pensare che l'Italia, non si vede neanche bene perché dovremmo fare questo sgarbo, si metta ad autodistruggersi per riscrivere la sua Costituzione e inglobare l'idea che dentro lo Stato italiano ci sono due nazioni, l'Italia e la Sardegna. Mi sembra assolutamente improbabile. Questi sono una serie di problemi che mi sembrava necessario porre a livello, diciamo, macro, diciamo, di discorso generale.